Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, come sempre su Angel 3 Dark 3, Welcome in the Dark. Siamo sempre sull'angolo dell'unboxing oggi, perché in sovraimpressione vi ho messo questo, il mio telefono, il Wiko Fever, il cellulare che risplende al buio. Perché? Perché ho comprato un oggettino da gaming, un joystick professionale per smartphone. Sto parlando dell'IPEGA Bluetooth controller. Il modello non lo so, comunque è compatibile per cellulare Android, tablet Android, iPhone e quant'altro. Eccolo qui, davvero un ottimo prodotto, lo sto provando da un bel po' di tempo. La batteria è infinita, ci ho giocato una settimana di continuo, non si è mai spento, mai. Qui dice che è un professional gamepad, qui specializzati in manufattura, sono specializzati solo in joystick professionali questi qui. Adesso andiamo a unboxarlo, spero di non spaccare tutto. Ok, dentro possiamo trovare il cavetto che vedete qui, è un piccolo manuale. Facciamo di da parte, e questo qua è il joystick. Devo dire molto bello esteticamente, molto figo. E al tatto si sente che è fatto bene e non è un joystick di plasticaccia brutta di merda. È vellutato al tatto, eccolo qui, IPEGA, tutto nero con il sottolevetta rosso, molto figo. Tasti molto reattivi, c'è i tasti anche qui e delle levette qui sotto. Devo dire che prende abbastanza bene, anche se il telefono non è messo qui. È comodo mettere il telefono qua e giocare così, ma se uno vuole mettere il telefono lontano e giocare sdraiato completamente, è anche comodo così. Ci sono poi dei tasti in più che altri joystick non hanno, che sarebbe meno, più, del volume, avanti e indietro per la canzone, play, stop, pausa e riprendi canzone. Se mette a fuoco, ok, non metto. Comunque qua c'è il tasto home, selection e start. Che dire, un ottimo controller. Le levette analogiche vanno da dio, veramente. Forse questo è migliore anche del joystick dell'Xbox. E non sto scherzando ragazzi, davvero non sto scherzando, ma è fatto veramente benissimo. Mi sono trovato benissimo, nulla da dire. Batteria eterna, ancora non l'ho mai caricato dopo una settimana. Che dire, un joystick perfetto. Se lo accendo pure fa la lucetta rossa. Spegniamo. Ok. E questo qua era il controller per smartphone. Spero che quest'altro video unboxing vi sia piaciuto. È durato poco, lo so, però ho detto tutto ciò che volevo. Questo era il cavetto per ricaricarlo. E niente, come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivete un commento, iscrivetevi al canale e come sempre al prossimo video. Ciao!